Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundowns, don't you know? If they move too quick, they're falling down. Manamana. Sport e non solo. Manamana. La rubrica di Armando. Manamana. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Armando Garufi del Globus Radio Station, altra puntata di Sport e non solo, e anche stasera abbiamo una graziosa ospite per Grazie. Quanto concerne il programma sportivo, che oltretutto non solo si occupa di sport, ma adesso scopriamo di chi e di che cosa si tratta. La dottoressa Clara Monaco, biologa marina e tecnico collaboratore attività sportive marine della Federazione Italiana Motonautica. Perfetto. Buonasera dottoressa, buonasera Clara. Buonasera. Ovviamente a te. Ci diamo del sicuro. Del tu. Allora, buonasera a tutti. Clara, come fa una, subito questa domanda di particolare curiosità, una biologa a finire in una federazione sportiva? Oltretutto di motonautica. Eh sì, come fa? Tutto il percorso è cominciato con l'istruzione presso le scuole. A un certo punto ho capito che i ragazzi si scocciavano delle solite lezioni teoriche, avevano bisogno di andare a mare e soprattutto avevano bisogno di condividere tutti insieme questa esperienza a mare. Allora non esiste niente di meglio che lo sport, che riesce a farli socializzare, a fargli apprendere quelle che sono tutte le regole, la lealtà che c'è anche tra i gruppi, e nel frattempo scoprire quello che è un ambiente, quello marino, tutto da conoscere, che nonostante i catanesi siano delle persone che appunto vivono vicino al mare, non tutti in realtà conoscono questa grande risorsa che noi abbiamo. Quindi a quel punto ho contattato la Federazione Italiana Motonautica, che si occupa proprio del gruppo giovanile che va a allenare ragazzi direttamente a mare con i gomoncini, con quelli poi fanno anche delle gare, abbiamo anche dei campioni nazionali e internazionali qui a Catania, e così abbiamo cominciato quello che è un percorso di conoscenza di quella che è la nostra costa catanese, e la fauna marina che abbiamo, fino a quello che è anche l'avvistamento cetacei, perché ci sono anche loro nei nostri mari. Ecco, effettivamente diciamo una cosa a 360 gradi, sì. Ma tu che cosa esattamente fai con questi ragazzi, a parte che fargli conoscere tutte queste cose a livello marino? Ovviamente c'è anche ci sono i preparatori, diciamo, sportivi. Sì. Tu ti occupi più dell'educarli all'ambiente marino? Sì, allora nel momento in cui loro si allenano direttamente con i gomoni a mare, io in qualche modo li intrattengo, e allora facendoli giocare spiego loro quelle che sono i fondamenti del rispetto dell'ambiente marino, e comunque cerco di fargli conoscere quelle che sono le risorse marine,
cercando anche di far ricapire quella che è la coscienza ambientale, perché questi ragazzi vanno a fare degli sport a mare, ma devono anche sapere rispettarlo, quindi deve essere una cosa reciproca con questo ambiente. Diciamo che il mare merita veramente tanto rispetto. Sicuramente, ma a mare faccio anche altre attività, perché come ti dicevo, quando usciamo al largo facciamo anche attività di dolphin watching, e in più quando siamo più vicini alla costa nel periodo estivo, in corrispondenza anche dei gressi estivi, faccio fare anche snorkeling, per cui si immergono direttamente in acqua e così possono toccare veramente con mano tutto quello che è il mare e i suoi animali viventi. I gressi stanno iniziando, perché ormai siamo quasi al periodo. Sì, la scuola sta per finire, quindi ci prepariamo alle attività. Generalmente un gresso dura un mese circa. Sì, anche di più. Noi cominciamo normalmente non appena finisce la scuola. Anche prima degli esami, diciamo, per i più grandi, i più piccoli cominciano subito, fino all'ultimo giorno di luglio è sicuro che loro stanno con noi. Lì non si tratta più solo di motonautica e snorkeling, ma possono fare tanti altri sport, tutti marini, dalla canoa al windsurf, tutto ciò che è collegato al mare, allo sport, al rispetto ambientale, alla conoscenza dell'ambiente marino, loro lo fanno con noi. E da quanto tempo hai questo tipo di attività, svolgi questo tipo di attività? Allora, per quanto riguarda la motonautica sono circa 3 anni, però in realtà già da molti più anni faccio attività di insegnamento presso le scuole e anche attività di guida per quanto riguarda il turismo, perché anche lo stesso dolphin watching o guida presso gli acquari e cose del genere le ho svolti già da diversi anni presso diverse strutture. E all'incirca un gruppo di quanti giovanissimi ragazzi tu hai che segui? Dipende, perché se sono in acqua cerco di avere dei gruppi piccoli, di modo che posso controllarli al meglio. Nel caso di altre attività, ad esempio in un gommone, fino a una quindicina di ragazzi contemporaneamente possono imbarcarsi con me e con altri esperti. Ad esempio nel caso di gresso il numero può essere più numeroso, comunque ci sono altri collaboratori, altri esperti, istruttori anche di altri sport che, con i quali collaboro continuamente. Quindi se ho potuto capire, è tutto quello che riguarda l'aspetto marino. Sì. Quindi gommoni, canoa, sì. Fanno anche vela. Sì. Ma fate anche attività di sport a squadra, non lo so, pallanuoto? È capitato, allora diciamo che noi settimanalmente abbiamo stabilito un giorno per ogni sport, però poi una volta a settimana prevediamo degli extra, per cui lì o facciamo delle escursioni mirate sempre appunto a conoscere ambienti nuovi marini della Sicilia, oppure approfondire altri sport. Alcuni si sono cimentati anche con le moto d'acqua, quindi sono stati contentissimi. Anche moto d'acqua? Certo, sì. Quindi hanno subito un po' l'ebbrezza anche della velocità. Sì, e per questo poi serve l'educazione marina. Sì, perché per non essere particolarmente spericolati, per cercare di gestire, sì, insomma, e non farsi prendere dall'entusiasmo, dal facile, sì, entusiasmo che i ragazzini possono avere. E l'età media di questi ragazzini, di questi ragazzi? Partiamo dai 4 anni fino quindi ai proprio, sì, piccolissimi. Ci sono bambini che guidano meglio di me un gommone, quello è sicuro, sono bravissimi, e questo comunque grazie ai loro istruttori. Finiamo verso i 15-16 anni, ma subito dopo adesso il nostro capo istruttore si è messo all'opera per ingaggiare anche ragazzi più grandi e farli mettere in delle nuove squadre con le quali, con nuovi tipi di gommoni, possono allenarsi e portare avanti il loro allenamento. E dimmi una cosa, scherzando, da questi ragazzi può uscire fuori qualcuno che possa essere un futuro campione un domani di motonautica, di vela, di canoa? C'è qualcuno che ha stoffa in più rispetto a qualcun altro? Beh, come riuscite a capirlo, insomma? Gli esperti capiscono, perché molti sin dal primo momento, sin dal primo contatto in acqua si capisce intanto se si è portati o meno per determinati sport, anche se è vero che alcuni che inizialmente avevano addirittura paura dell'acqua, ad esempio a fine gresse, erano quelli che non vedevano l'ora di tuffarsi, quindi ci sono diverse situazioni. È anche vero che tra il nostro gruppo ci sono già dei campioni, ti dicevo, nazionali e internazionali di motonautica, e sono sicura che sono destinati a crescere, a continuare a vincere tante altre gare.
Dimmi una cosa, Clara, tu sarai sicuramente un amante dello sport in generale, sì, di tutti gli sport. Ti piace il tennis? Il tennis? No, se ti faccio questa domanda volutamente, perché adesso ascoltiamo un brano musicale, poi abbiamo un collegamento telefonico con il Foro Italico di Roma, dove si stanno svolgendo gli internazionali di tennis. Wow. E quindi sentiamo un po' come vanno le cose. Ci risentiamo dopo per la continuazione della nostra intervista. Primo brano musicale, George Ezra, Budapest. Allora, eccoci nuovamente in diretta con Globus Radio Station, con Sport Non Solo, con la dottoressa Clara Monaco, perché qualcuno ogni tanto dice che avevano scritto Monaca, no, Monaco, biologa marina e tecnico collaboratore di attività sportive marine della Federazione Italiana Motonautica, con cui abbiamo cominciato la nostra discussione. Ma adesso noi attendiamo il collegamento con il Foro Italico di Roma, per dove si stanno svolgendo gli internazionali di tennis, e ci collegheremo sicuramente con Alessandro Ferro, che è giornalista sportivo di Sicilia Journal. Io sto aspettando un cenno dalla regia, credo che tutto sia pronto. Benissimo, allora linea ad Alessandro Ferro. Alessandro, buonasera, ciao. Ciao, buonasera a voi, bentrovati da Foro Italico a Roma. Bene, Alessandro, è subito la domanda, perché siamo curiosi, i risultati migliori, chi è che sta facendo un exploit e quali sono invece le delusioni nell'ambito di questo torneo? Allora, l'exploit è stato compiuto quest'oggi dalla nostra bravissima Sara Saretta Errani, che ha battuto a sorpresa davanti a un centrale veramente invisibilio e trabigliato la numero 2 del mondo, la cinese. Questa è un'impresa. Un'impresa delle Rani, che poi in conferenza stampa post partita ha detto che è stata una delle sue migliori partite della carriera, e è riuscita a batterla in 3 set soffrendo, ma pensate che per vincere il primo set ha fatto un parziale di 14 punti consecutivi contro il numero 2 del mondo. Quindi un exploit incredibile, un centrale davvero, davvero invisibile, e tantissimi applausi per lei. E invece la delusione? Se ci sono delusioni, sicuramente più grande viene dal nostro numero uno italiano, parlo in questo caso del maschile, che è il numero 13 al mondo, che è Fabio Fognini, che sì, al certo. Secondo turno ha subito perso con Rosol 6-3-6-2. Come lui stesso ha detto poi in conferenza stampa, ci sta a perdere una partita di tennis e non è la fine del mondo. Quello che i giornalisti e anche comunque il pubblico ha contestato è che non sembra sia mai sceso in campo Fognini con la testa. Okay, io ho visto la partita e posso veramente dire che non ha giocato, perché probabilmente preferisce la terra rossa di Parigi, non so. Purtroppo è mancato Fognini a questi internazionali, che tra l'altro sono di internazionale record, perché mercoledì scorso, 2 giorni fa, c'è stato il record di spettatori e di biglietti staccati in un solo giorno di sempre, ben 29.000. Quindi qua c'è il pubblico delle grandi occasioni. Fognini non è stato il tennista nostro delle grandi occasioni, ed è un peccato. E questo è un vero peccato. Questa dimostrazione che le donne in questo momento, anche nel settore tennistico, sono sicuramente più avanti rispetto ai maschietti. Non so se sei d'accordo. Ma poi proprio oggi pomeriggio, ecco, dopo l'impresa delle Rani, che è scesa in campo nuovamente con una grinta pazzesca, un'ora e mezza dopo al Pietrangeli, 3.000 persone al Pietrangeli per un doppio che ha dominato e hanno vinto, ora sono in semifinale nostre azzurre. Per cui diciamo che il tennis italiano parla sicuramente femminile. Benissimo. Senti, naturalmente, solita bellissima cornice di pubblico VIP particolare che tu hai avuto modo di vedere, se li hai visti? Sì, io parli di tennisti. Sì, alle tennisti, sì, è logico. Sì, io in conferenza stampa ho avuto il piacere di ammirare tutti i campioni. Purtroppo è un'altra delusione per chi ama il tennis. Io credo che la maggior parte della gente ritenga che Roger Federer sia stato uno dei più grandi tennisti sempre. Purtroppo non ce l'ha fatta contro il francese l'altro pomeriggio, con grossa sorpresa e rammarico di tanti spettatori che hanno comprato i biglietti al buio per queste semifinali mesi fa, sperando di vedere Federer. Evidentemente distratto dalla nascita dei gemelli la settimana scorsa, non c'è stato. Posso dire sicuramente da uomo che è sempre un bel vedere, poco fa è stato in conferenza stampa perché ha vinto anche quest'oggi il suo quarto di finale contro la Suarez, e Ana Ivanovic, la serba Ana Ivanovic, è veramente bellissima. Ieri è andato in scena quello che i giornalisti hanno ribattezzato come il derby delle bellezze, perché si sono trovate di fronte a Maria Sharapova russa e Ana Ivanovic. Insomma, due
Due che belle ragazze, sicuramente. Viste dal vivo, sicuramente. Ancora meglio. E beato ancora te. Ancora meglio. Ok. Con i loro vestiti, Alessandro, anch'io ho la mia bellezza qua davanti, che è una biologa marina, la dottoressa Clara Monaco, di cui stiamo parlando di sport nautici, quindi dalla terra rossa poi passeremo all'azzurro mare. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo per questo collegamento, ti auguro buon lavoro e ci sentiremo sicuramente anche nelle prossime puntate. Grazie a voi per il collegamento, io sono a disposizione, un saluto quindi dalla capitale, forza l'unica italiana superstite, forza Serrani, che magari riesca a compiere il miracolo in semifinale. Ce l'auguriamo, ce lo auguriamo tutti, glielo auguriamo. Grazie Alessandro, a te, buona serata. Ciao. Grazie anche a voi, arrivederci. Ciao. Allora, naturalmente ringraziamo ancora Alessandro Ferro, giornalista sportivo del Sicilia Journal, che è stato in collegamento dal Foro Italico di Roma per gli internazionali tennis. Dalla Terra Rossa torniamo al Mare Blu. Mm-hmm. Clara, allora, questi ragazzi naturalmente vengono coinvolti non solo dal gioco, ma anche dalla bellezza del mare. Ma secondo te, tu cosa dici ai ragazzi a proposito appunto del mare? Il mare che nasconde tante insidie. Io lo so perché ogni tanto con la barchetta di qualcuno mi è capitato di andare in giro, ossia mare tranquillo, poi improvvisamente può anche cambiare. Tu che sei una biologa marina avrai anche sicuramente studiato quelli che sono i cambiamenti del mare. Quindi tu che cosa dici esattamente ai tuoi ragazzi? Ma quello che dico io, sia per quello che riguarda la navigazione, sia per quello che riguarda pure la subacquea, è che se si rispettano delle regole ben precise, allora non dobbiamo temere nulla, perché se viene fatto tutto in regola noi possiamo prevenire in qualche modo quelli che sono i pericoli, e se siamo ben addestrati possiamo anche affrontarli in qualche modo. È certo che comunque bisogna sempre avere paura del mare, perché è un grande essere vivente pure lui, per cui mai cercare o pensare di essere superiori al mare, bisogna avere sempre rispetto. Tu sei una ricercatrice, sì, sicuramente, che non sta ferma. So che tu stai tornando dalla Francia, mm-hmm, e adesso ci dirai che cosa sei stata a fare, perché penso che abbia a che fare appunto con le tue ricerche. Sei stata a Montpellier, sì, mi sembra? Sì. E cosa hai fatto esattamente a Montpellier? Ecco, stavo cominciando a parlare in francese. Sì, infatti sentiamo che hai questo accento italiano quasi straniero. Sì, ma insomma, infatti devo recuperare l'accento siciliano. Vabbè, va benissimo anche così. Allora, che cosa hai fatto di bello? Io ho continuato parte di una mia ricerca che parla un po' di quella che è la sostenibilità della piccola pesca artigianale, per cui sono andata lì perché si trova un istituto di ricerca che affronta anche le tematiche che mi interessavano. Ho bisogno di approfondire quello che è il metodo che io applicherò qui in Sicilia, per cui ho passato ben 10 mesi lì in un ambiente super internazionale che mi ha davvero offerto tanto, e adesso cercherò di mettere in pratica le mie nuove esperienze, perché comunque essere biologa marina è esserlo sicuramente a 360 gradi, quindi si passa dalla ricerca all'istruzione, alla formazione per gli altri, per restituire, a quello che è il turismo, come ti dicevo, c'è un po' di tutto. I biologi marini sanno ben adattarsi a tutte le situazioni, e anche per questo bisogna amare il mare, amare davvero questo mestiere, altrimenti è davvero dura proseguire. Ma a proposito di ricerca e a proposito di mare, le nostre coste, parliamo delle coste siciliane, dove si potrebbe fare tantissimo anche a livello turistico. In Sicilia si potrebbe sfruttare quelle che sono le bellezze naturali. Le coste siciliane, i fondali siciliani, che cosa offrono esattamente? Offrono tantissimo, offrono davvero tanto. Il problema è che non tutti conoscono queste bellezze, quindi quello che servirebbe alle nostre coste sarebbe proprio quella che è la divulgazione, far
far conoscere alle persone l'esistenza di determinate coste, luoghi, fauna. E come ti dicevo prima, le persone non sanno neanche che ci sono i delfini nel nostro golfo di Catania. Ma guarda, io lo so per esperienza personale, sai perché? No, questo è un aneddoto che devo raccontarti, visto che tu hai toccato un tema. Sì. Per me i delfini sono i mammiferi più belli, che ci, più intelligenti che ci possono essere. Sì. E mi trovavo appunto in barca con questo amico, perché ogni tanto ci piaceva andare con la barca, col motoscafo, quando improvvisamente, proprio di fronte al porto di Catania, siamo stati avvicinati da due delfini, proprio da una parte e dall'altra, e soprattutto uno si è messo a fare le corse con noi. Uh-huh. E io sono quasi arrivato a toccarlo, perché era proprio vicinissimo. E credimi, è stata l'esperienza più bella della mia vita a livello marino. Sì, sono quindi unici. Ci sono veramente i delfini anche le balene, ci sono fino a 8 specie che regolarmente frequentano il mare, diciamo, più vicino a noi. E anche per questo tutti quelli che sono i diportisti e gli amanti del mare devono anche fare attenzione a questi animali. Certo. Perché in caso di avvistamento non bisogna in realtà avvicinarli troppo. Se sono loro a seguire, ben venga, ci possiamo divertire a fare foto, però è bene non interagire troppo, non separare gruppi, non dividere mamma e cucciolo, perché comunque sono... Questi sono consigli che è giusto che vengano recepiti. Sì. E bisogna stare attenti anche in caso di spiaggiamenti, perché molto spesso nei nostri lidi in estate sono capitati degli spiaggiamenti, e quando non siamo stati avvertiti in tempo c'erano persone che giustamente per bene hanno cercato di migliorare la situazione coprendo i delfini, cospargendoli di creme solari, però in realtà non sono quelli certo, i rimedi. Ecco, vogliamo dire in questo caso che cosa si deve fare invece? Beh, comunque stiamo distribuendo nei vari lidi dei volantini che indicano i nuovi numeri telefonici da avvisare. Comunque in ogni caso la guardia costiera è la prima che poi loro stessi possono avvisare le associazioni che si occupano dello studio dei cetacei, anche del recupero appunto dei mammiferi marini. E in quel caso l'unica cosa davvero è mantenerli all'umido, però è bene non avvicinarsi troppo, cose del genere, perché comunque sono sempre animali selvatici, possono avere malattie, non si sa mai a che cosa si va incontro, per cui è bene avvisare gli esperti, non intervenire più di tanto e aspettare appunto il pronto intervento, e saranno loro a saper bene come occuparsene. Tu oltretutto, se non sbaglio, sei forse nuovamente in partenza o fra non molto? Beh, sì. Perché devi fare anche una ricerca oceanografica, giusto? Sì, il mese prossimo mi imbarcherò per circa un mese su una nave oceanografica spagnola che verrà proprio nel Mar Ionio. Si tratta di una compagna più geofisica, nella quale però è richiesta la presenza di un biologo proprio per quello che è il monitoraggio nei cetacei durante quelli che sono gli esperimenti che vengono fatti dai geofisici. Quindi io mi occuperò di quello che è l'accertamento della presenza-assenza di quello che sono appunto i cetacei. Quindi avrei che fare proprio specificamente con i cetacei. Sì. Per cetacei intendiamo ovviamente anche balene, delfini, capodogli, balenottere. Sì. Molto 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 interessante. Ritornando poi facciamo un'altra piccola pausa musicale all'aspetto prettamente sportivo. Mm-hmm. Condizioni marine nel caso di una gara di motonautica. Allora, ci possono essere, voi potete prevedere un cambiamento repentino del mare nell'arco di un'ora circa, ossia ci può essere una gara, improvvisamente il mare può cambiare. Mm-hmm. Quali sono le previsioni che potete fare? Che margini di tempo ci sono? Sicuramente ci affidiamo ai bollettini meteo, ma è anche vero che può anche capitare un cambiamento repentino non previsto. In quel caso, se le condizioni meteo sono talmente disastrose, le gare possono essere anche interrotte, perché non vengono assolutamente messe in pericolo quelle che sono le condizioni dei nostri piloti, assolutamente. Per cui, e inoltre, in ogni caso, spesso le gare vengono fatte in posti come golfi o piccole baie, che normalmente sono anche più riparate. E nel caso di gare è a vela?
loro sono ben attrezzati per sostenere delle belle raffiche, sono degli esperti, per cui per quelle non dovrebbero esserci dei problemi. E se non sbaglio, diciamo che qui a Catania e se ne fanno diverse di gare a vela, a me è capitato di vederne più di una, quindi lì le condizioni sono, ossia il vento che abbiamo avuto un paio di giorni fa, non lo so, sarebbe stato forse eccezionale sarebbero stati contenti coloro che fanno vela. Bene, io so che tu sei un amante degli U2. Eh sì. E allora, vogliamo ascoltare questo With or Without You? Bene. Ma io penso una cosa, Clara, che chi ci sta ascoltando, soprattutto i giovani, sono curiosi di sapere cosa si deve fare per intraprendere la tua carriera. Ovviamente bisogna studiare, bisogna fare determinati studi, però vorrei che tu lo esponessi e glielo spiegassi bene. Beh, intanto, prima cosa importantissima, bisogna essere biologi marini nell'anima. Bisogna volerlo tanto, perché nel corso della mia carriera ho visto tanti falsi biologi sì, che alla prima difficoltà si sono fermati, quindi intanto bisogna volerlo veramente tanto, bisogna averlo nel sangue, nel DNA, come si suol dire. Sì, esattamente. E dopodiché, comunque, in Italia esistono delle università che prevedono dei corsi di biologia marina anche, per cui basta scegliere il percorso di studi che più piace, che dove più attinente. Esattamente, Clara? Beh, io ho cominciato a Catania, però mi sono spostata a Trieste, però è anche vero che a Palermo, a Messina, per chi vuole restare un po' più vicino, esistono delle buone facoltà di biologia marina. Uh-huh. Poi però bisogna anche essere tanto disposti a viaggiare, perché comunque il biologo marino si imbarca, va sulle navi. Bello, per chi ama la vita avventurosa, l'aria aperta, il mare, e io penso che il massimo. Quindi bisogna avere anche un'anima più da esploratore, bisogna essere curiosi e anche abbastanza testardi, perché quando si sta tante ore in mare a cercare di raccogliere dati e magari non subito si trovano i risultati, bisogna essere anche abbastanza tenaci. E in più, per chi comunque continua con l'università, suggerisco sicuramente di contattare contemporaneamente degli enti anche esterni, degli istituti di ricerca, delle associazioni che comunque si occupino di determinate tematiche specifiche. Io ad esempio ho approfondito quella che è l'argomento mammiferi marini, però ad esempio ci sono tantissime altre specializzazioni che riguardano la biologia marina, e quindi è bene contattare direttamente anche gli enti esterni che fanno le ricerche che più ci piacciono e magari farle collaborare con la stessa università e continuare. Si comincia anche con un po' di volontariato, quello purtroppo in Italia è anche normale. Va bene. Ma ecco, la domanda penso che in tanti ti farebbero, perché vile denaro, ma tra virgolette bisogna anche campare. Sì. E sappiamo quanta disoccupazione giovanile c'è. È un lavoro, tra virgolette, ossia la possibilità di lavoro che c'è per un biologo marino qui in Italia, quanto è? Rispetto a un altro mestiere sicuramente non ci sono tantissimi posti disponibili, però anche è vero che i biologi marini non sono così tanti, per cui il rapporto, direi che chi è bravo prende il posto che vuole. Sicuramente non è facile, questo è un avviso per tutti quelli che vogliono prendere la mia stessa direzione, però se lo volete veramente arriverete senza dubbio dove volete. Adesso invece fai finta che qua ci sono i ragazzi che tu segui, qua c'è il Grecia, ci sono i ragazzi, supponiamo appunto questa immagine, attraverso i microfoni ai ragazzi, ai giovani, ai giovanissimi in modo particolare, che cosa raccomandi proprio sottolineando il discorso mare? Beh, prima cosa, non gettiamo carte a mare, non corriamo troppo veloci con le nostre barche, quando vediamo qualcuno fare delle cose sbagliate facciamoglielo notare, di modo che questo effetto domino si possa propagare. E poi sicuramente divertitevi a mare, perché una volta che voi conoscete l'ambiente, conoscete i suoi animali, li sapete rispettare, potete anche goderveli. Sicuramente il mare può regalarvi tante bellissime sensazioni. Beh, anche il piacere possibilmente di mettersi una maschera, un respiratore, un paio di pinne, perfetto, e non vedere è tanto quello difficile. Che c'è, perché effettivamente i fondali nostri, soprattutto la parte dove ci sono le scogliere, ci sono anche le aree marine protette, fanno vedere tante belle cose. Ci sono anche le aree marine protette, abbiamo noi
dove tra l'altro è anche possibile, è una di quelle poche aree marine nelle quali è anche possibile bagnarsi, nel senso fare il normale bagnante in estate. Molte aree marine protette questo non è neanche possibile, per cui è una grande opportunità per i nostri catanesi. E diciamo che c'è da vedere tantissime razze di pesci, perché sì, là veramente al posto di vederli sulla nostra tavola, ecco, sarebbe ben bello vederli anche sono più belli vivi, anche dal più colorati vivo, e più colorati. Va bene, e noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Ti chiediamo la cortesia di salutare gli amici di Globus Radio Station. Ciao a tutti, è stato un piacere e alla prossima vi aspetto a mare. Ok, ricordiamo ancora una volta che abbiamo avuto con noi la dottoressa Clara Monaco, biologa marina e tecnico collaboratore delle attività sportive marine della Federazione Italiana Motonautica. Vi ricordiamo che abbiamo avuto anche in collegamento telefonico con il Foro Italico di Roma per un collegamento sugli internazionali di tennis il giornalista sportivo di Sicilia Journal Alessandro Ferro. Io sono Armando Garuffi, vi rimando alla prossima puntata, vi faccio salutare anche la dottoressa Clara Monaco, ovviamente ci state vedendo, oltre ad ascoltarci. Un ringraziamento a tutti, alla prossima con Globus Radio Station. Buonasera. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garuffi. Questo programma è offerto da Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the